bentornati nella mia cucina. Come sempre vi ricordo il mio indirizzo mail annesuefornelli@norba.it. Continuate a scriverci e soprattutto a seguirci nelle pagine social Anne Sue Fornelli e chiaramente anche i miei, perché ormai se non sei social non sei nessuno. Vedo che anche il nostro Gerardo Del Duca è presente nei social, infatti io mi sono impicciata, tu sei un cuoco autodidatta, però hai già tante esperienze anche in televisione, non per niente oggi sei ai nostri fornelli. Ricapitoliamo un po' quello che stavamo facendo prima della pausa pubblicitaria, ovvero vi proporremo quest'oggi un calamaro ripieno. Abbiamo messo in cottura della scarola con delle capperi, alici tutte dissalate, chiaramente, semplicemente scottate in padella con uno spicchio di aglio, esatto. e della zucca semplicemente a dadini con un po' di olio. Un po' d'olio e poi adesso andiamo ad aromatizzare, un po' di sale, pepe e qualche aghetto di rosmarino. Allora vai, io ti passo il sale, tac, uno dei pochi non scaramantici. Mi prenderebbe il sale direttamente dalle mani, ma io l'unica cosa che a me piace della scaramanzia è questa cosa del sale, non lo so perché, sono rimasta sempre fedele. Un rametto di rosmarino e questa qua sarà l'accompagnamento del nostro calamaro. Mm-hmm, sono proprio adesso curiosa di vedere come passiamo a andremo a farcirlo. Il nostro infatti calamaro, questo qua l'abbiamo già pulito precedentemente dall'interiore, la testa anche è stata pulita come possiamo vedere. Vediamolo meglio allora. Sì, togliamo questa parte che dopo non ci servirà. Mm-hmm. Cominciamo già dalla testa, direttamente lo faremo a padella preriscaldata. Chiaramente abbiamo utilizzato la stessa della scarola, così insomma prende ancora meglio il sapore. Poi andrà all'interno, cioè ovvero la scarola all'interno del nostro calamaro. Adesso procediamo a riempire il nostro calamaro con questo ripieno. Sì. Farò una piccola incisione. Una piccola incisione, la parte posteriore del calamaro, mm-hmm, che in cottura tende a gonfiare. Sì. Gonfiando mi si apre, potrà creare dei tagli, quindi mi uscirà fuori il ripieno. Farà una camera chiusa. No, infatti per questo è curioso, perché diciamo un'operazione abbastanza particolare. Un'incisione dietro. Ok, ecco, così qua prende sfiata, no? Prende aria praticamente, in poche parole. Esatto, uno sfiato, uno sfiatatoio. Tipo la balenottera. Il ripieno rimane al suo posto e il calamaro avrà la sua forma. Scusa, ti faccio così perché vorrei che si vedesse molto bene. Comunque abbiamo anche l'inquadratura dall'alto, salutiamo dall'alto. Vediamo esattamente il buco. E così lo facciamo semplicemente anche con un cucchiaio, però a questo punto poi interverrei anche con le dita, con forse, le mani, sì, forse quando è possibile. Più facile. Infatti, perché come l'insalata con dita, io faccio così, con dita, ci metto le dita, tu anche proprio spiritosa che sei. Perché ecco quello è. Facendo il nostro buchetto dietro, vedi, tende a scendere anche di più il ripieno. Come se fosse una zucchina ripiena, che si fa praticamente uguale. L'unica cosa, abbiamo solo un foro di apertura, ecco, diciamo è allargato il foro nella parte posteriore e gli stai togliendo anche quel sughetto in più che era in eccesso, dovuto, della scarola. Togliamo un po' che era in eccesso e così semplicemente lo andiamo a cuocere così, questo calamaro tostato in padella. Gli diamo giusto qualche taglietto in più, sempre per evitare che si gonfi ed esca il ripieno. Sì, anche per una questione ottica in questo caso. Ah sì, eh? Sì. Ah. Andiamo Beh, in effetti mettere è noto così il calamaro quando viene presentato con dei taglietti, ecco, insomma, che troviamo anche semplicemente quello grigliato, dovuto sia alla griglia ma anche ai tagli che vengono effettuati. Come tutti sanno, ormai il calamaro ha bisogno di poca cottura o molta cottura. Noi gli diamo una cottura molto breve, 5 minuti da un lato. Anche perché l'interno è già stato precedentemente cotto. Quindi saremo sicuri della buona riuscita di questo piatto. Allora, intanto io mi procurerei un piatto di rappresentanza nella mia dispensa. E questo sarà, tacchete, il nostro piatto. Ci siamo la quasi. Zucca ha preso colore, l'abbiamo fatta un po' tostare a questo è tostata. Punto vedo, quindi ecco, acquisirà maggior sapore. Infatti, come vedete, questo è quello che scenico intendevamo poco fa semplicemente con le parole, quindi dalla teoria siamo passati alla pratica e soprattutto alla vista. Notiamo tutte queste cose. Cominciamo che descriviamo. Mettere la nostra zucca. Quindi calamaro ripieno su un piatto di zucca. Potevamo anche fare una vellutata, chiaramente, che poteva starci altrettanto bene. Assolutamente, una vellutata. Una specie di zucca. Purè, potevamo chiamarlo anche di zucca, però abbiamo deciso di farlo così a cubetti.
è altrettanto buono, perché poi il gusto, sì, alla fine rimane sempre quello. Lascia anche un po' di calamaro, scarola, tutte verdure di stagione. Giusto altri 2 secondi e siamo pronti. Avrebbe bisogno di qualche minuto in più, però abbiamo dato l'idea. Come no, assolutamente. Alla fine diamo idee e consigli, niente di più. Certo, il tempo stringe, sì. Vedo il nostro sommelier dietro le quinte che sta scalpitando, ha già pronto un bel vino per farci un bel brindisi. Facciamo finta che sia cotto. Ok, come vedete, andiamo. Grazie a tutte queste... Questi accorgimenti, l'interno del nostro calamaro è rimasto perfettamente dove doveva essere. Poi lo ricomponiamo. Grazie a questi tagli e soprattutto all'incisione, sì, che abbiamo fatto nella parte posteriore. Ah, è proprio carino così, è proprio un bel vedere, come anche avevi detto tu. Ha un suo perché. Mettiamo un filo d'olio in uscita e il piatto è completo. Ah, dimenticavamo la testa. In uscita, sembra proprio che stiamo presentando un piatto da ristorante, no? Mi sembra un termine che si utilizza appunto dentro le cucine. Piatto in uscita, eccolo qua! E invece in entrata abbiamo Giuseppe Caragnano, Associazione Italiana Sommelier Puglia. Ben ritrovata. Ben trovato a te, Giuseppe. Vieni qui, Gerardo, che ora non ci resta che brindare dopo, sì, i 3 giorni passati in tua compagnia, così ti saluteremo e faremo un brindisi. Cosa ci hai portato oggi? Allora, quest'oggi abbineremo quello che sono i 2 piatti della tradizione dello chef con quello che è un po' il prodotto che più ci sta rappresentando in questo periodo, che è il rosato. Quindi sposeremo la tradizione cilentina con quella pugliese, con questo rosato di negro amaro. Anche abbinamento cromatico vedo, sì, col nostro, sì, spaghetto alle alici del Bussento. Beh, come sempre anche l'occhio vuole la sua parte. Lo sai, prego. Noi donne apprezziamo molto questo, quindi ti porgo, grazie, il calice. Grazie. E questo appunto, cioè, si abbinerà tranquillamente sia il primo o il secondo, oppure se dovessi, sì, dare qualche diverse, preferenza? Per via diverse si riuscirebbe ad abbinarsi con entrambi, okay, perché la sua acidità aiuta tanto nei 2 abbinamenti con la dolcezza dei 2 prodotti. Ok, grazie come sempre per i tuoi consigli, grazie all'AIS, grazie a Gerardo, grazie Del Duca, buon rientro e noi ci vediamo come sempre domani con le puntate speciali dedicate ai dolci delle feste. A domani, evviva! Antonio? Anna, vieni pure. Ah, finalmente nella tua cucina. Benvenuta. Cosa stai preparando? Stiamo preparando un ottimo salmone con una pelle croccante e dorata. Ma non è che rischia di bruciarsi? No. È antiaderente? È super antiaderente. E tra l'altro è un prodotto resistente a tagli, graffi e usura. Ma certo, le ho riconosciute. Sono le stesse che usano nella mia cucina. Accademia Mugnano. Cucina sano, cucina italiano. Ok, dammi una mano allora. Non è che mi scotto? No, hanno un manico antiscottatura. E hanno un indicatore di calore... Termo, ok. A prova di bimbo. A prova di bimbo e segna la temperatura ideale per cucinare. Ma che linea elegante. È resistente e rivestite in polvere di diamante. I diamanti sono i migliori amici delle donne. Diamonds are the girl's best friend. Diamante di luna di Accademia Mugnano. Oh, hanno suonato. Vado ad aprire. Questo appuntamento è stato offerto da 80 anni al vostro servizio. C'è la nostra passione. Despar, passione per i freschi. Buon minestrone, Orogel. Meraviglioso. Accademia Mugnano, cucina sano, cucina italiano. Vini di eccellenza delle cantine Paolo Leo, Salento in purezza. www.paololeo.it. Una pasta profumata e tenace, tracciata dal campo alla tavola. Granoro dedicato. L'origine è la differenza. Forte classico pane di semola. Leggero, fragrante e ha il colore del sole. So che è buono, perché lo faccio io. Fino al 31 dicembre, trasporto e montaggio sono in regalo. Vieni nei nostri punti vendita o visita il sito nuovarredo.it. Di Marno Group, a servizio della migliore alimentazione. DiMarnoGroup.it. Patate Coppola,